Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il quinto episodio della mia serie su Halo Combat Evolved, che partirà da Halo Combat Evolved e proseguirà per tutta la saga di Halo. Ho sempre un po' di timore a dirla questa cosa perché è molto lunga la saga di Halo e ci vuole un certo impegno per portarla tutta effettivamente su YouTube, però ci riusciremo. Nello scorso episodio avevamo affrontato una missione Silent Cartographer, dove Master Chief e Cortana avevano scoperto l'ubicazione della sala controllo di Halo. Infatti, il prossimo livello si chiama Assalto alla sala controllo, dove Master Chief e Cortana, insieme ad altri battaglioni di Marines, cercheranno di assaltare la sala controllo prima che lo facciano i Covenant. Direi di andare. Le opzioni le confermiamo, la difficoltà eroica è confermata, così come nessun teschio attivato. E si inizia. E andiamo, hoppa! Mettiamoci subito su questo cannone, ma non prima di aver tirato una bella granata lì. Ecco fatto. Vai, uscite? Uscite, Covenant? Sicuri di voler uscire? Oh, sì, sicuri, sicuri! Tirano pure le granate questi, Non sono stupidi. Ok, dopo aver raccolto anche 4 granate al plasma, che mi metto subito, proseguiamo. Abbiamo anche le frecce a terra che ci indicano dove andare. No, mi ha visto! Infame di un'elite. Volevo colpirlo stealth. Haha, sticcato! Queste stanze saranno piene zeppe di nemici. Sono tecnicamente tutte skippabili. Quello l'ha evitato il colpo. Dicevo, tecnicamente sono tutte skippabili. Dove è andato quell'elite? Volava. Però io almeno le prime le faccio, dai, altrimenti che senso ha skippare tutto? Eliminiamo questi nemici. Lì c'è un Jackal anche. Due Jackal. Ok. Perfetto. Stanza liberata. Qui ci sono più Covenant del previsto. Sembra che controllino un'intera regione. È un problema questo, Noi ovviamente seguiamo sempre le frecce, segno che stiamo andando nella direzione giusta. E qui... Interessante. Le condizioni climatiche sembrano naturali, non artificiali. Mi chiedo se il sistema ambientale non funzioni bene, o se chi l'ha progettato voleva che ci fosse tempo inclemente. Qui squadra solo, richiediamo assistenza immediata dalle forze UNSC. Qualcuno mi riceve? Non credevo fossero rimaste unità umane in questa zona della mia. Cortana, squadra solo, ti ricevo. Squadra Zulu, qui Cortana. Restate in posizione, stiamo arrivando. Ricevuto, fate presto. Io avrei voluto fare una cosa un po' più stealth, ma non ce n'è stata l'occasione. Attenti qua perché sparano anche da sotto, C'è un elite lì sotto. Un elite rosso, tra l'altro.
Che è rimasto un po' appeso male. Ecco, volendo potremmo correre sotto il ponte ed evitare anche quindi i Banshee. Però noi siamo pavidi, o meglio non siamo pavidi e andiamo su. C'è ancora qualcuno, eh? Potrebbero essere sia sopra che sotto. Oh, sono sopra. Attenzione. Niente, mi hanno ucciso. Ci sono andato un po' YOLO. Ora rifacciamolo con un po' più di criterio, ok? Interessante. Le condizioni climatiche sembrano naturali, non artificiali. Mi chiedo se il sistema ambientale non funzioni bene o se chi l'ha progettato. Niente, mi hanno già scoperto. Questo Banshee è un problema. Usiamo il nostro cannone a mano per tirarlo giù. Credevo fossero rimaste unità umane in questa zona della neve. Cortana, squadra Zulu, ti ricevo. Squadra Zulu, qui Cortana. Dov'è? Là. Restate in posizione, stiamo arrivando. Ricevuto, fate presto. Ok. Banshee no more. C'è un altro grunt qui dietro, ha fatto il giro? No. Sentitelo l'elite qui sotto. Io sono già morto praticamente. E questo è un problema, eh. Allora. Noob combo in arrivo. A mali estremi, estremi rimedi. Guardate là la porta che si apre. Ah, non è morto? Ok, è volato. C'è un nemico qui sotto? Sì. Pericolosi questi, eh. Ok, prendiamo altre granate al plasma. Saliamo qui. Eliminiamo anche questo grunt. Ed ora... Allora, tiriamo una granata d'avvertimento là. Facciamo scendere l'elite, che si becca un bel colpo di pistola. E non so per quale motivo sia morto. Forse era già stato scudato da qualcosa. Forse da un EMP del Jackal che l'ha colpito. Il Jackal ha fatto fuoco amico. Ok. Una delle zone più ostiche della missione ce la siamo portate a casa. E proseguiamo. Qui abbiamo altri nemici. Invisibile. Spaccano tutto nel frattempo. Eh sì, tutti morti. Cambiamo arma. Qui c'è un kit con munizioni e quant'altro. Ecco perché ci davano le munizioni. Salve bro. Addio bro. Fuori uno. C'è un altro? Eccolo. Venga, signor Hunter. Addio. E direi di proseguire senza star qui ad eliminare tutti i nemici ogni volta, altrimenti diventa un parto questa missione.
E si sale. Non siamo su Dark Souls, quindi non ci dovrebbero essere passaggi segreti. O meglio, si scende. Ricordavo male. Appunto, non siamo su Dark Souls, quindi non dovrebbero esserci passaggi segreti. Ho fatto la cavolata. Ok, non sono caduto. Qui altra roba stealth da fare. Queste sezioni possono essere fatte effettivamente stealth, però senza sparare nessun colpo, quindi diverse rispetto alla sezione stealth che si poteva fare nel terzo livello con il fucile da cecchino. Qui effettivamente non bisogna sparare niente. Bisogna andare solo di corpo a corpo, dimmi lì. Cercando di non farsi vedere dall'elite che sta passeggiando lì, esatto. Attendiamo che si giri. Lo possiamo vedere dal radar. Sta per arrivare qua. No, mi ha visto. Stupido elite. Ecco, bravo, vola, vola. Elite del cavolo. Ah, questi stanno ancora dormendo però, eh. Beh, due pugni non li risparmiamo. Quanta gente! Boom! Fuori tutti! E noi proseguiamo. Con questa musichetta qui che mette molta calma. Eccoci arrivati in una delle sezioni più incredibili di Halo. E se riesco ad eliminare quel grunt? Ok, forse l'ho eliminato, sì. Andiamo a soccorrere questi Marines. Rimettiamo in piedi il Warthog. Presto, raga, salite! Grandi! Distruggi tutto, distruggi tutto! Salta su Marine, bravo! E andiamo! E qui ci sarebbe anche un altro veicolo da distruggere, un veicolo che non abbiamo ancora visto, perlomeno non in azione, perché nel terzo livello c'erano. Bisogna stare attenti qui perché c'è il ghiaccio che non ci permette di andare come vorremmo. No, bro, spara. Infatti. Dovevi sparare al Wraith. Niente, è andata. Il Marine ha scelto di sparare al Jackal e non al Wraith. Ok, fuori uno. Se riesco ad eliminarlo da qua con questa. Ok, fuori due. Fuori tre. Se riesco a prenderlo. Sì, fuori tre. Mentre i Marines sono colpiti da i colpi del mortaio, del Wraith. Io qui me la gioco un po' così. Riuscirò a prendermi questo ghost? O perlomeno a distruggerlo? Senza che lui distrugga me? Con questo cannone a mano che mi ritrovo? Ok, l'elite è andato. Ora io provo a prendere questo e a far fuori il Wraith, che in realtà è la scelta migliore, se si riesce a non essere colpiti. Allora, il Jackal lì però è un problema. Ci conviene infatti eliminarlo. Perché con i suoi EMP possono creare problemi. In questo primo Halo in realtà gli EMP non fanno ancora danno ai veicoli. Non li disattivano. E non c'è nemmeno il turbo sui Ghost. Non c'è il turbo, non c'è l'impennata, non c'è un cavolo. Però sparano davvero forte. E possono comunque tirar sotto i nemici se riuscite a prenderli. Ecco fatto.
Ah, c'è anche un elite. No! No, mi ha preso. Presto, rimettiti in piedi, Ghost. Andiamo, andiamo, andiamo. L'elite è un problema. Deve essere eliminato immediatamente. Guardalo come si mette in copertura. Vabbè, l'intelligenza artificiale di Halo effettivamente fu, per l'epoca, sbalorditiva, eh. Cioè, gestire tutti questi nemici in una mappa aperta, con i veicoli. E poi sono tanti nemici, tra l'altro, non sono due. Oh, distrutto pure il Wright. Fatto ciò, uccidiamo pure quell'ultimo Jackal superstite. No, ce ne sono due di Jackal. Moriranno tutti. Ecco fatto. E a questo punto andiamo a prendere il Warthog. E anche a prendere il kit medico che c'è qui. I Marines sono ancora in vita, sì. Sapevo che ce n'era uno. Capo, signore, lieto di vedervi. Anch'io sono lieto di vedervi. Rimettiamo in piedi questo posto, eh. Allora, il fucile a cecchino non penso che mi servirà. Queste due armi vanno più che bene per più o meno tutto quello che vogliamo fare. Quel Marine purtroppo rimarrà lì da solo. Quel Marine lì. O forse va a prendersi qualcosa, ci segue. Chi lo sa. Farà quello che riterrà più giusto. Noi proseguiamo. Di nuovo qui sul ghiaccio, come vedete non si riesce a curvare. Però ho fatto del loro meglio, ma non pensavano di imbattersi nella squadraccia più tosta del corpo dei Marines. Va bene, Marine. Non mi puoi scappare. E là avete già visto cosa troviamo, vero? Ma non danneggiare lo Scorpion, infame Marine. Allora io ti lascio qua un attimo. Vado a prendere il mio bello Scorpion. Oh sì. Bisogna stare attenti con lo Scorpion, perché il colpo... Ora io voglio prendermi quei Marine, però. Quindi li faccio scendere dal Warthog. E li farò quindi salire sul... No, 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 scendi. Li farò quindi salire sullo Scorpion. Questo è quello che ci ha seguito qui fin da prima, mi sa. È riuscito ad arrivare. Ed ora loro saliranno. Esattamente. Abbiamo tre Marines. E quindi andiamo con lo Scorpion. Che sul ghiaccio riesce comunque a cavarsela. È fortissimo il carro armato. Ti dà proprio un senso di potere assurdo. Però ha un... A parte che ha un nemico dietro. Ma ci mette tanto a girarsi. Quello è vero. Però... E anche molto tempo di ricarica, eh. Tempo di ricarica molto alto. Però, se è padroneggiato bene, guardatelo. Fa volare tutto e tutti. Non c'è niente che possa mettersi al suo stesso livello. Hanno mezzi corazzati di rinforzo. Guadagniamoci la paga, ragazzi. I Covenant hanno piazzato i carri in difesa del tutto. Ora bisogna eliminare i Wright. Ok, un colpo li ho tirato. Dovrebbero bastare due colpi per tirarli giù, esattamente. Quella corazza non era poi così dura. Leviamo di mezzo anche gli altri. E raga, però se sparaste sarebbe meglio, sinceramente, eh. Cioè ve la butto lì. Questo Jackal è il Jackal più resistente del mondo. Guardatelo. Oh, le. Allora là c'è un cannone che è presidiato, giusto? Ora non lo è più. I passeggeri stanno già per morire tutti. Là sopra ci sono i Wright in realtà. Solo che se rimangono dietro gli alberi non riesco a prenderli. E se rimangono lì sopra anche loro in teoria non riescono a prenderci. Quindi noi andiamo giù. Cerchiamo di eliminare gli Hunter. Che è effettivamente più facile eliminarli con
dei... con una pistola. È più facile eliminarli con una pistola che con un carro armato. Ho perso tutti i miei marine tranne uno. L'impavido che rimane. Dateci dentro! Però ha solo una, un fucile d'assalto, quindi non sarà molto utile in realtà. Andiamo. E non siamo ancora a metà livello, tra l'altro, per farvi capire quanto è lungo questo livello. È forse il più lungo di tutta la saga. Beh, quello che se rimane lì in copertura non può nulla contro di noi. Siamo un fottutissimo carro armato. La mitragliatrice è imprecisa al massimo, però la si può comunque usare come fuoco secondario. Va comunque bene. Ogni tanto ci azzecca, ogni tanto no, però d'altronde non è che ci si possa lamentare più di tanto, eh. Eccone un altro. Ok. Qui ha colpito l'ostacolo davanti a sé. Ma che... Qui no, invece. Allora, là c'è quel cannone che deve essere eliminato immediatamente. No, dai, però, meglio. Ecco. L'ha preso? No, non l'ha preso. Mi quanto è impreciso lo Scorpion. Oh, ok. Distrutto. Fuori pure loro. Là, meglio tirare un colpo d'avvertimento. Altro cannone, eh. Ora non c'è più. Hunter che sono un problema se non vengono eliminati. Esattamente. Ma davvero quel cannone è ancora in vita? Fuori dalle palle. Via. Pure tu. Ok. Neanche un graff. Attenzione, questo marine li spotte anche. Vai, apriamo di nuovo la porta. Allora, se si volesse fare in fretta questo livello, ovviamente non bisognerebbe prendere lo Scorpion, ma bisognerebbe prendere il Ghost e tirare dritto come non so cosa, proprio andare a manetta. Oh, intanto mi chiamano, metto un secondo in pausa. Ok, rieccoci qui. Rombo di tuono. Eccolo il rombo di tuono. Ce l'avevo io. Vi è piaciuto il rombo di tuono? Oh, là non si vede niente. È tutto scuro. Ma in realtà è chiaro. C'è un errore di illuminazione abbastanza palese. Esatto. Ok, intanto lo Scorpion si stava ingroppando una roccia qua. Bene, quel colpo mi è piaciuto. Allora, la manovrabilità dei veicoli di Halo 1 è abbastanza brutta. Allora, per l'epoca andava anche bene, perché comunque dovevi sparare, mirare, non c'erano molti giochi che lo facevano. Quella nave non mi ricordo se è distruttibile con lo Scorpion, sinceramente. Io provo a tirargli qualche colpo, vediamo se va giù. Ok, credo non sia distruttibile. Se quattro colpi di Scorpion non la tirano giù, difficilmente è distruttibile quella cosa. Come questo si muove? Continua così. Ok, distrutto. Fuori tutti. Ah, un elite è rimasto in vita, eh. Pavido questo elite, impavido meglio. Continuo a confondermi. Ah, hai preso il Ghost? Mi dispiace. L'hai preso un po' troppo tardi. Ok, proseguiamo. Andiamo da questa parte. Usciranno dei nemici da qui, credo. Uscirete, vero? Sì. Quello era mio. Allora, non so da dove sia comparso quel nemico, dato che prima non c'era nulla lì. Però lo tiriamo giù comunque. Allora, ci sono altri nemici qui? Non credo. Quindi noi proseguiamo. E là c'è un Wraith, un temibile Wraith.
che deve essere eliminato subito. No, l'ho mancato. Niente, questa sarà la nostra fine. Esatto. Esatto, lo sa- già lo sapevo. Quando avevo mancato quel colpo, già sapevo che sarebbe stata la nostra fine. Qua è abbastanza facile eliminarli. E ora noi lo eliminiamo da lontano. Così siamo anche abbastanza al sicuro. Boom! Vabbè, dai, però. Allora, la mira con... cioè, il mirino con questo Scorpion è abbastanza brutto, eh. Ok, è andato. Il Ghost che sta per arrivare qui, lo distruggiamo? Ecco, se non si incastra già lui. È andato. Proseguiamo. La manovrabilità, come vi dicevo, è abbastanza brutta, di questi veicoli in Halo 1. Hanno fatto dei passi avanti incredibili con Halo 2, che è il mio preferito della saga. Tra l'altro. Qui si indietreggia un attimo perché... ok. Due Hunter insieme che colpiscono uno Scorpion che ci mette 3 ore a ricaricare, infatti non è il massimo. È morto l'altro? No, non dovrebbe essere morto. Eccolo qui, infatti, ora è morto. Gran battaglia. C'era una festa qui? Non ero stato invitato? Anche là? Aia, ci sparano dall'altra parte. Cannoni. Eccoli. Ok, quello è morto. Grande, grande. Spara al grunt. Bravo. E ho capito che l'hai visto prima tu, però. Allora, là c'è un altro cannone che deve essere eliminato. Non ci sono riuscito. Credevo che i Covenant avessero eliminato tutti i Marines. Ok, ora sì. Però ci sono ancora dei Marines in realtà qui. E c'è anche un Hunter là sotto. Ora non c'è più. Un Mark 5. Vai, salite, raga. Sentite anche voi. Oh, cavolo. Nave dei Covenant in avvicinamento al riparo. I Covenant ci attaccano alle spalle. Siamo in trappola. Non se proseguiamo. Purtroppo c'è il ghiaccio qua, quindi... io qua scendo perché non c'è molto che si possa fare ormai. Andiamo! Prendo l'invisibilità e andiamo. C'è anche un bazooka, tra l'altro, che si può prendere e che prenderò perché mi sono ricordato cosa ci sarà dopo. Quindi... vai, bazooka. Avanti il prossimo! E la vedo io! Oh, sì! Era un infame con la lama invisibile, tra l'altro. Ecco, bravo, scappa. Là dietro c'è un grunt. No. Sul cannone. Signore, i Covenant sono trincerati su quelle rocce. Ci hanno incastrati qua giù. Dobbiamo salire su questa cresta. Maris, mantenete le posizioni. Noi pensiamo ai cannoni. Dovremmo scalare la cresta e passare sotto quei cannoni fissi. Vabbè, i cannoni fissi li abbiamo eliminati. Fare l'eroe contro quei cannoni, Cortana. Mantenere posizione. Io entro. Ok, eliminiamo un bel po' di quei grunt. Che sono tosti se sono in gruppo. E quella lì anche deve essere... dobbiamo rispedirlo a casa sua. Ok, ora cerchiamo i cannoni. I cannoni fissi, eccoli là. Fuori uno. Dai, raga, questo lì ormai è andato. È nostro. È nostro, vi dico.
Dai, uccidetelo! Grande. Ok, proseguiamo. Attenti come sempre ai cannoni fissi. Eccoli. Là c'è un altro lit. Ecco per cosa mi sono preso il razzo. Non posso tirarlo ora perché mi ucciderei da solo. Però qui sì. No, dai. Muori. Oh. Anche tu. Crepa. Bene così. E anche tu, guarda. Un bel razzo, non te lo risparmio a nessuno. Ecco fatto, ecco perché avevo preso i razzi. Là c'è un grunt che può anche essere eliminato. Esattamente. Un altro che vuole incontrare la morte. E a questo punto questo razzo, questo... Ah no, ne ho ancora 4, ma allora lo tengo. Lì posso però tirarlo. Un altro. No, dai, come ho fatto a mancarlo. Non si possono mancare così però i nemici, eh. Oh, ma... Oh. Oh. Ok. Morto. I marine mi seguono? Arrivano dentro? Oppure rimangono fuori? Perché se non sbaglio loro rimangono qua. Arrivate? Venite? Nope. Niente. Allora continuo io. E tra l'altro credo che questa sia la metà del livello, per farvi capire quanto è lungo questo livello e quanto sia necessario dopo un po' rusharlo banalmente, perché altrimenti qua non se ne esce fuori. Io però finché posso eliminare dei nemici stealth lo faccio, eh. Sono sempre comunque munizioni che si risparmiano. Niente. No, beh, non mi sembra il caso di usare un razzo per questo elite. Niente, ormai hanno sparato. Chi è che ha sparato per primo, osti? Han Solo? Niente, mi sono andato ad infilare in un buco... non un buco normativo. In un buco un po' brutto. Allora, eliminiamo i grunt da qua. Allora, ho deciso, poi vi farò vedere una scorciatoia, se riesco, per accorciare un po' il livello, perché altrimenti questo livello va avanti all'infinito, davvero. Ed è uno dei livelli in cui è stato anche più ripetuto la mappa. Ok, questa volta sono riuscito a battere l'elite, senza farmi scoprire. Fa silenzio, Grunt, cosa urli? Muori in pace. Guarda quanti ce ne sono, tra l'altro. È letteralmente una trappola questa zona della mappa. Se si risvegliano questi grunt, tipo, muori immediatamente. Perché sono troppi. Cioè, o fai headshot in continuazione e li ammazzi tutti in un colpo, oppure crepi. E ringrazi anche. Ok, siamo arrivati alla fine di questa stanza senza farci scoprire. Ed ora, se non sbaglio, si sale. Esattamente. Let's go! Questo Jackal sorvegliava l'ascensore, ma non ha fatto proprio un bel lavoro, eh. Ok. C'è un kit di sopravvivenza qui, eh? Kit di pronto soccorso. Eccolo qua, sì. Trovato. Eccoli. Si è messo in copertura il Grunt. No, quel Jackal deve andare giù.
Sentite tutti i rumori dei piedi dei Grunt che camminano. E tra l'altro questi aghi mi stanno distruggendo lo scudo. Aia, attenti, con calma. Quello è lo sparo di un Jackal, esatto. Crepa. Non era morto con la granata questo. Comunque ci stavano preparando un bel benvenuto, questi Covenant. E come vedete, come al solito, sala ripetuta, abbastanza easy. Un Elite d'oro. Ok, un Elite d'oro che ora non c'è più. No, non è morto? Ok, ora è morto. Per farvi capire quanto sono resistenti gli Elite d'oro. C'è un razzo sotto i piedi, non l'ha ucciso. Gli ho solo tolto lo scudo. E andiamo con questa musichetta che dà la carica. What? Dai, c'era un altro lit, ma che palle. Ah, stavolta ho fatto il giro diverso e li ho fregati. Vediamo se riesco a fare una cosa un po' più stealth. Tipo quel Jackal, no? Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Fuori quattro. Ok, già molto meglio. E fuori cinque. Come l'hai perso? No, sei morto. Qua prendo un po' di munizioni e il kit di pronto soccorso. Allora, questi razzi, forse mi conviene davvero tenere la noob combo piuttosto che i razzi, eh. Oh. Mi hanno visto! No! Mi hanno visto attraverso il vetro! Che infami. Dov'è l'elite d'oro? No, 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 voglio l'elite d'oro, non voi. Detto che non voglio te, voglio l'elite d'oro. Esci fuori, mostro. Eccoti! Ok. Andato. Cacchio, che colpo che mi ha dato questo. L'ho sentita tutta quella botta. Ok, però è morto. E non mi ha nemmeno tolto un'attacca di vita. Io con calma ricarico. Vabbè, dai, però. Colpiscilo una volta. In testa. Ok. Qua tiro subito dentro una granata, frega niente. Esatto, e un'altra. Fuori tutti. E si va. Tanto qua si riprendono le granate, quindi nessun danno fatto. Ok, altra zona in cui i Grunt dormono. Da eliminare stealth. E siamo già intorno ai 40 minuti di video, eh. Però vedete, questo è uno dei livelli più lunghi, se non il più lungo. Con calma però si va avanti e si fa tutto. Con calma. Questa volta però i nemici sono anche dall'altra parte. Cosa molto pericolosa, perché effettivamente riducono la tua zona in cui puoi coprirti. Tu pensi di essere in salvo, in realtà ci sono di là dei Grunt che ti sparano. Ecco, non volevo avere troppi problemi con quell'elite. Ah, non è morto? No, questo è un altro. Ok, un altro elite. Ah, mi sa che l'hanno colpito gli aghi da dietro. Gli aghi del suo stesso Covenant. Quel Grunt deve morire, pure lui. Non muori diavolo, però no, eh. Quello vuole lanciare una granata e ha ucciso i suoi compagni lanciandola. Grandissimo Grunt, come al solito. L'avevo visto un altro Grunt. Esatto, muori. E qui vedo dal radar che c'è un altro nemico. E un nemico invisibile. Vabbè, dai, però ci siamo scambiati i colpi e mi hai dato un colpo solo tu. Infame di un elite invisibile. Qui dentro, vero?
Lo sentivo, esatto. Risentivo questi grunt. Ok, proseguiamo. Altra stanza. No, dai, ma ho visto così. Ma che palle. Manco entro e già mi vedono. Ok, crepa. Oh, due contro uno, però non me la sono cavata male contro questi due elite. Non avendo armi che potessero distruggergli lo scudo immediatamente. Proseguiamo da questa parte. Dovrebbe essere di qua l'uscita, esattamente. E là abbiamo altre munizioni per il lanciarazzi. Un kit di pronto soccorso e munizioni per la pistola. Comunque vedete che le risorse sono posizionate in maniera intelligente all'interno del livello. Qui bisogna stare attenti però. Quel grunt si è sacrificato con il suo stesso corpo per proteggere il Jackal dallo sparo che gli avrebbe colpito la sua bella manina. Per fortuna negli halo successivi colpire la mano dei Jackal diventa molto più facile, perché così è già un po' snervante la cosa. Ok, e si prosegue. Dai, non vedermi. Bravo. Ma come hai fatto a vedermi? Che stronzo questo Rit. Ah, là c'era un altro, tra l'altro, lì nella sua casetta di merda. Beh, prendi, tu e la tua casetta del cavolo. Penso di averlo ammazzato, eh. Per me è morto quello là. Ma appena appena proprio. Ecco, quando ci sono troppi nemici non esitate a tirare una granata. Perché tanto poi le recuperate le granate, quindi... Vabbè, io me ne vado, raga. Ciao. Bella per voi. Ma qui non c'è tempo da perdere. Anche perché, ve l'ho detto, non siamo ancora... Forse siamo a metà livello adesso, probabilmente. E di là questa volta ci sono dei cacciatori. Un po' difficile da eliminare, eh. A meno che voi abbiate una pistola. Non sono riuscito a colpirlo. Niente da fare. Oppure dei razzi. Volendo anche con i razzi si possono eliminare. Io proverò ad eliminarli con i razzi. Esci dallo scoperto, Hunter del cavolo. Ok, uno è andato. Guardate quanto danno possono farvi due grunt. Mi hanno sparato per probabilmente 2 secondi e mi hanno tolto lo scudo. Non è morto lui? È l'hunter più resistente del mondo. Guardalo come si muove tutto fiero. Hunter? Becca. Ora sei morto, no? Sì. Ecco, se questa tra l'altro è la difficoltà eroica. Immaginatevi a leggendario. A leggendario ovviamente si va di noob combo in continuazione, eh? Perché è l'unica cosa che si può fare contro questi nemici. Invisibile, l'ho visto. Vabbè, qua si vede anche molto bene. Alla luce del sole. Cioè, del sole. Alla luce di questa stella che non è il sole. Si vedono bene i nemici invisibili. Sono negli interni che è più difficile vederli. Altra stanza, altro giro, altra corsa. Là ci sono dei Jackal, vediamo se riesco a farli passare senza farmi vedere. Ok, si sono girati. Qui i grunt possono morire facilmente. E... comunque 4 grunt in meno. 5 grunt in meno. Fan comodo, 5 grunt in meno. E c'è un Jackal che sta camminando. Due Jackal che stanno camminando. Dai, ma come hai fatto a vedermi? Mi hai sentito? Mi hai sentito per forza.
Beh, fatevi un giro, raga. No, no, giù un corno, giù ve lo dico io. No, dai, sono in trappola! Ok, per fortuna non ho fatto troppo danno con la granata. E si prosegue. Ho zero munizioni, tra l'altro, di pistola, quindi no, col cavolo che si prosegue. Datemi una pistola al plasma o qualcosa. No, no, non voglio una pistola al plasma, non un aghi. Qua, era volata via con l'esplosione delle granate. Ho ancora 5 razzi. Ah, qua c'è della gente invisibile, vedete lì? Uno, e dovrebbe essercene anche un altro. Vediamo se salta fuori. Eccolo! A pugni muori. Tizio invisibile del cavolo. Oh no, Hunter, e non ho la pistola? Se ci sono degli Hunter e non ho la pistola, gli dirò... Sì, esatto, ci sono degli Hunter e non ho la pistola. Gli dirò salve, buongiorno e buonanotte, o buon pomeriggio, come lo diceva Jim Carrey in The Truman Show. Ah, forse però me la mettono qua la pistola? Me la danno? No, non me la danno. E allora, addio. Troppo vicino. Ok. Troppo vicino, ma non per me. Come vedete, i miei amici si possono saltare. Se solo avessi una super arma. Ce l'ho. Questa deve essere la sala controllo. No. L'entrata alla sala controllo è in cima. Ah, cacchio. Allora, per prendere la scorciatoia bisogna eliminare quell'elite che sta vicino al... Analisi. Beh, intanto elimino quello. Che sta vicino al Banshee, bisogna eliminare lui. La sala controllo, in cima a quell'edificio piramidale. Portami lassù e vedrò come riuscire a... Non bisogna farglielo prendere. L'ha preso. Niente da fare. Esatto, e quando lo prende poi siete nei guai. Siete nei guai perché ci sono due Banshee. Due Banshee che vi vogliono prendere malissimo. Però voi avete dei razzi. Uno è andato. No, dai. Vabbè, aspettiamo che vi arrivi addosso. Tanto ora lui farà la curva e vi arriverà addosso e voi lo fredderete così. Ora mi servono delle altre armi. Va bene anche una pistola ad aghi, va più che bene. Non l'ho nemmeno preso, ma va bene. Dai, raga, ce la porteremo a casa comunque. Datemi un'altra pistola al plasma, grazie. Vabbè, con il Banshee si sarebbe potuto prendere il Banshee, volare fino là, che è la fine del livello. Ragazzi, un minimo di calma però, vorrei semplicemente skipparvi malamente, grazie, addio. Volendo si possono combattere anche con la pistola ad aghi, i cacciatori, gli Hunter, ma non volevo farlo. Cerchiamo di andare avanti il più velocemente possibile qua. Non mi ha visto quel jackal? Un po' cieco? Il jackal ciecato? Guardalo! Va bene. Ah, lui invece mi ha visto. Però è troppo tardi, sono già fuori dalla stanza. E ora dovrebbero, se non sbaglio, essere... Forse finite le stanze così.
Eh già, si scende. O forse dovrebbe esserci forse l'ultima. Esattamente questa. Controlliamo se ci sono grunt ai lati che dormono. No, c'è una elite invisibile qui. Non so se l'avete visto anche voi, ma era palese fosse lì. Io corro, non me ne frega niente, vado via. Ci abbiamo anche la freccia nella stanza, qui attenzione che lusso. E si va, e si corre, e si fugge. Ecco, immaginatevi di fare tutto il livello così. Cioè, ovviamente diminuite molto la... L'edificio piramidale. Saliamo lassù. Portiamogli via uno di quei cosi. Ci serve la loro potenza di fuoco. Eh sì, ma a prenderlo l'avrei anche preso il ghost. Uccidimi, uccidimi, dai, uccidimi. Porco cane, ride anche. Tanto riparto da qua e adesso il ghost magari glielo prendo. L'entrata alla sala controllo è in cima a quell'edificio piramidale. Saliamo lassù. Esatto. Portiamogli via uno di quei ghost. Ci serve la loro potenza di fuoco. Tra l'altro qui è Cortana a suggerirti di portare via un ghost. Non se riesco a tirarlo sotto quest'hunter. No, non riesco a tirarlo sotto. Però non attacca corpo a corpo contro i veicoli lui, vedi? Prima o poi morirà, tra l'altro. Esatto. Quest'hunter è andato. Ora tocca agli altri là. Ok, tirato sotto. Forza Master Chief, fai manovra. Hop. E si riesce a passare anche con il ghost in queste zone. Intanto c'è il Bright che bombarda. In Halo 1 gli Elite non possono ancora rubarvi i veicoli. Come voi non potete rubarli a loro. Non esiste ancora quella meccanica. Però il ghost è comunque un ottimo modo per proseguire, eh? Ha una potenza di fuoco devastante. Sono colpi al plasma, quindi distruggono gli scudi. E vabbè, ma dai, ma come ha fatto a colpirmi? Cioè, sapeva che dovevo uscire lì praticamente. Wright di merda. Andiamo. Vediamo se riesco a portarlo ancora più su. Ma certo che si riesce. E si riesce pure ad eliminare. Altri hunter. Altri hunter e un cannone che deve essere eliminato subito. I grunt devono essere eliminati anche quelli subito. Esattamente. Ed ora ci possiamo concentrare sugli hunter. Bravo, colpisci il tuo amico. Lo sto tenendo apposta lì come copertura. Ok, è andato. Ed ora tocca a te. Non è counterplay contro i veicoli, eh. Mi spiace, caro hunter. Anzi, non mi spiace per niente. Fottiti. Ok, eccoci arrivati qua. Siete pronti? Il mio ghost ha un HP di vita, quindi non ci conto molto, sinceramente, su quel ghost. Vado un attimo a vedere qui sopra se ci sono delle armi che potrebbero tornarmi utili. Perché in un livello ci sono, non mi ricordo se in questo o in uno dei prossimi. No, ok, qui non c'è un cavolo, perfetto, ho fatto tutta questa strada per niente. Torno giù. Comunque siamo alla fine del livello, ve lo annuncio, sotto l'ora. Fortunatamente sotto l'ora, manca ancora l'ultima parte, che è ovviamente quella lì. Però dai, ci siamo mantenuti in un tempo più o meno consono, non siamo morti troppe volte. Ora manca davvero quest'ultima parte. Siete pronti? Sarà tosta. Tra l'altro è buggato, non si vede manco più il colpo che parte.
Ok, ritiriamoci un attimo. Noi i nostri colpi di avvertimento li abbiamo mandati. Nemmeno l'elite d'oro può niente contro gli aghi, guardatelo. Gli aghi che dilaniano la carne. C'è qui un grunt spavaldo, guardalo. Io qui intanto mitraglio con la pistola al plasma, frega niente. Ma ora si vede il colpo? Sì. No, non si vede comunque se lo carico. Ma lo quanti bug che hanno buttato dentro quelli della 343 nella Master Chief Collection. Guardalo come dodge a quel grunt. Tutto fiero. Sì, dodge anche questo, va. E dammi magari un'altra pistola al plasma, che qua. Che qua ho finito le munizioni, raga. Urge un cambio? Vabbè, a questo punto usiamo la pistola ad aghi. Pronti? Via, becca. Beccate, beccate. Ho un HP. Ho sentito un'esplosione, quindi probabilmente qualcuno è morto. Sì, un elite era morto. Quello blu, quello più scarso. Dov'è quello rosso? Quello rosso è lì. Wart. Ok, è morto anche lui. Possiamo aprire la porta e proseguire. Qui non ci sono più nemici, fortunatamente. Scansione. Tutte le forze dei Covenant nei paraggi sono state eliminate. Coraggio, alla sala controllo di Halo. Ci siamo, la sala controllo di Halo. Il terminale, prova lì. Stai bene? Mai stata meglio. Non puoi immaginare la mole di informazioni. Il sapere, immenso, veloce, grandioso. Ma che tipo di arma è? Di cosa stai parlando? Non distrarti. Halo, come la usiamo contro i Covenant? Ma sei proprio un barbaro. L'anello non è una clava, è una cosa molto più importante. I Covenant avevano ragione. L'anello è opera dei predecessori. Dammi un secondo per accedere. Ecco, l'hanno costruito i predecessori. Lo chiamavano Mondo Fortezza. E serviva a... Aspetta. No, non può essere. Oh, stupidi Covenant. Dovevano saperlo. Dovevano esserci dei segni. Ehi, piano. Non ti seguo più. I Covenant hanno trovato qualcosa. Seppellito nell'anello. Qualcosa di orrendo. E ora lo temo. Sepolto qui? Dove? Il capitano, dobbiamo fermarlo. Keys? Che cosa? Il deposito di armi che sta cercando non è... Dobbiamo fermarlo. Non capisco. Non c'è tempo. Esci di qui. Trova Keys. Fermalo. Prima che sia tardi. Ed abbiamo concluso anche la missione assalto alla sala controllo. Nel prossimo video giocheremo 343 Guilty Spark. Ora qui lo metto ovviamente in pausa con i Covenant che scappano. Una cosa un po' insolita. E che dire di questo livello, di questo assalto alla sala controllo? Era uno dei miei livelli preferiti da bambino. Ma perché? Perché c'erano tanti veicoli. Potevo usare il Ghost, potevo usare lo Scorpion, il Warthog. C'era molta varietà di gameplay. C'erano zone aperte, zone chiuse, zone stealth. Molto 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 bello, molto vario. L'ho rivalutato molto crescendo in realtà, perché mi sono accorto delle sale ripetute, mi sono accorto del level design, che è buono perché puoi fare un sacco di scorciatoie, puoi fare un sacco di cose fighe in questo livello, ma è anche un po' pigro perché ci sono tutte quelle sale ripetute, quei corridoi tutti uguali, quei ponti tutti uguali, però è comunque un gran livello, cioè immaginatevi appunto, io vi dico sempre questa cosa, immaginatevi nel 2001 un livello di questo tipo.
con mappe aperte, zone che puoi tagliare, un velivolo che puoi prendere se riesci ad eliminare l'elite che lo sta per prendere a sua volta, una marea di veicoli che puoi usare, il carro armato, che tra l'altro è l'unico livello in Halo Combat Evolved, ve lo anticipo, in cui si può usare un carro armato, in cui si può usare lo Scorpion. Davvero tanta tanta roba. Andando crescendo, appunto, l'ho rivalutato un po', ma lo considero comunque un buon livello per il tempo. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate riusciti a seguirlo fino alla fine. Siamo arrivati all'ora, probabilmente, tonda tonda, e io vi invito solamente a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!